Il sacramento dell'Eucarestia in breve. Il termine corretto è Eucarestia o Eucaristia, cioè con la E o con la I. Entrambi i termini sono corretti. Qual è il significato del termine Eucaristia? Il termine Eucaristia deriva dal verbo greco eucaristo, rendere grazie, da cui il sostantivo eucaristia, cioè ringraziamento. Cosa indicano i cristiani cattolici col termine Eucaristia? Eucaristia designa sia la celebrazione della Santa Messa o celebrazione eucaristica, sia il corpo e il sangue di Cristo sotto le specie del pane e del vino consacrati. In quale momento della sua vita Gesù istituisce l'Eucaristia? Nell'ultima cena. Perché Gesù istituisce l'Eucarestia proprio in quell'episodio della sua vita? Infatti, Gesù avrebbe potuto istituirla prima, all'inizio del suo ministero, oppure dopo la risurrezione. Quindi perché la istituisce proprio nell'ultima cena? Per San Tommaso d'Aquino, l'ultima cena era il momento più adatto per istituire l'Eucarestia per tre ragioni. La prima, perché in quel momento Gesù stava per porre termine alla sua presenza visibile ed era necessaria l'Eucaristia per prolungare la sua presenza fra gli uomini. Due, dato che la salvezza viene dalla passione di Cristo, era necessario che vi fosse un rito che la rappresentasse in ogni tempo. 3. Perché l'istituzione dell'Eucaristia rimanesse più impressa nella mente e nel cuore dei discepoli. Cosa intendono i cattolici quando dicono che credono nella presenza reale del corpo e del sangue di Gesù nell'Eucaristia? Intendono l'Eucaristia contiene veramente, realmente e sostanzialmente Gesù Cristo, la persona di Gesù Cristo, presente con il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. In quale concilio la Chiesa Cattolica ha stabilito il dogma della presenza reale del corpo e del sangue di Gesù nell'Eucaristia? La presenza reale del corpo e del sangue di Gesù nell'Eucaristia è una verità di fede, un dogma di fede stabilito durante il Concilio di Trento, XVI secolo. Quale gesto si compie passando davanti al tabernacolo di una chiesa per esprimere la propria fede nell'Eucaristia? Quando i cattolici passano davanti al Santissimo Sacramento, compiono una genuflessione per testimoniare proprio che nell'ostia consacrata c'è qualcosa di infinitamente nobile e prezioso, qualcosa che non si ritrova negli altri sacramenti. C'è il Signore stesso presente in modo vero, reale e sostanziale, con il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità.
Qual è il significato del termine transustanziazione? Transustanziazione o cambiamento di sostanza. La Chiesa Cattolica e la Chiesa Ortodossa credono nella transustanziazione, cioè che durante la messa, con la consacrazione, avviene un cambiamento di sostanza. Prima c'era la sostanza del pane e del vino. Dopo la consacrazione c'è la sostanza del corpo e del sangue di Gesù, detto in altri termini. Prima sono pane e vino. Con la consacrazione cessano di essere pane e vino e diventano corpo e sangue di Cristo. Per la Chiesa Cattolica la transustanziazione è un dogma di fede, cioè un punto irrinunciabile della fede. È vero che secondo i cattolici ricevere durante la distribuzione dell'Eucaristia, diciamo, un'ostia più grande significa ricevere più corpo di Cristo? No. I cattolici credono che Cristo sia presente tutto in ogni parte dell'Eucaristia. Cristo è presente tutto e intero in ciascuna parte del pane diventato corpo e del vino diventato sangue di Cristo. Secondo i cattolici, il corpo di Cristo viene masticato, quindi dai nostri denti, e digerito dal nostro corpo? No, perché il processo della digestione riguarda le specie del pane e del vino, non la sostanza dell'Eucaristia che è il corpo di Cristo. Quando le specie eucaristiche, in seguito al fenomeno della digestione, cessano di esistere, cessa anche la presenza reale. Quindi non si può dire che il nostro corpo si nutre del corpo di Cristo e che il sangue di Cristo viene a scorrere nelle nostre vene. Il sangue di Cristo non viene assimilato dall'organismo, poiché la presenza del sangue di Cristo cessa non appena le specie del pane e del vino vengono sottoposte al processo della digestione. Com'è possibile che il corpo di Gesù, che è in cielo e soltanto in cielo, comincia a essere presente sull'altare al momento della consacrazione? Ora, non si può ammettere che il corpo di Gesù lasci il cielo per entrare nell'ostia e rendersi presente realmente e fisicamente in tanti luoghi diversi. Il corpo di Gesù non lascia il cielo per entrare nell'ostia. Nell'Eucaristia non è presente un altro corpo uguale a quello che è in cielo, ma è presente proprio quel corpo che è in cielo. Gesù è uno solo. Il suo corpo, nato dalla Vergine Maria, è uno solo. Il corpo di Gesù non viene riprodotto, non viene moltiplicato, ma è la sua presenza che viene moltiplicata. Ovunque si celebra contemporaneamente una santa messa, al momento della consacrazione, l'unico corpo di Gesù si rende presente contemporaneamente in più luoghi senza lasciare il cielo, perché la sostanza di tutte le ostie che vengono consacrate diventa quell'unico corpo che è in cielo. Con l'Eucaristia, l'unico corpo di Cristo che sta in cielo, ha trovato il modo di rendersi presente in mezzo a noi.
il sacerdote durante la messa aggiunge un po' d'acqua al vino? San Tommaso d'Aquino porta quattro motivi per spiegare perché il sacerdote aggiunge al vino alcune gocce d'acqua durante la messa, scrive San Tommaso. Primo motivo, perché al tempo di Gesù i vini erano molto forti e ad essi si aggiungeva sempre acqua, per cui nell'ultima cena, senza dubbio, Gesù ha fatto uso di vino mescolato con acqua. Secondo motivo, perché dal costato di Gesù crocifisso uscirono sangue e acqua. Terzo motivo, perché l'aggiunta dell'acqua indica l'unione dei cristiani con Cristo. E infine, quarto motivo, perché l'aggiunta dell'acqua indica anche l'ingresso dei fedeli nella vita eterna. Com'è possibile che il pane diventa il corpo di Cristo se continua a sembrare del semplice pane? Perché la sostanza del pane non c'è più, ma sono rimasti il colore, il sapore e tutte le caratteristiche del pane, le specie o accidenti. Infatti, bisogna distinguere la realtà del pane dalle sue caratteristiche o proprietà. Quando l'ostia viene consacrata, le sue dimensioni rimangono immutate, così come il suo colore, il suo sapore e tutte le sue caratteristiche sensibili. Ma ciò che sta sotto, questi accidenti, cioè la sostanza del pane, cambia e diventa il corpo di Gesù. Questa mutazione in cui si ha il passaggio da una sostanza all'altra, rimanendo immutati gli accidenti, si chiama transustanziazione. Nella transustanziazione i nostri sensi non si accorgono di nulla. Chi sono i ministri dell'Eucaristia? I ministri dell'Eucaristia sono il vescovo, il sacerdote. Qual è la parola o forma dell'Eucaristia? Il ministro, durante la messa o celebrazione eucaristica, recita la preghiera di consacrazione, stende le mani sul pane e sul vino e invoca lo Spirito Santo, perché vengano trasformati in corpo e sangue di Gesù, ripetendo le parole con cui Cristo, nell'ultima cena, ha presentato agli apostoli il suo corpo e il suo sangue. Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Qual è il segno esteriore del sacramento dell'Eucaristia? Il segno di questo sacramento è dato dal pane di grano e dal vino di uva, simboli dei frutti della terra e del lavoro dell'uomo, con l'aggiunta di una piccola quantità d'acqua. Nella Chiesa cattolica si può usare solo pane azimo per celebrare l'Eucaristia? Nella Chiesa occidentale si può usare sia pane azimo, cioè senza lievito, sia pane lievitato. Nella Chiesa orientale, invece, viene usato pane lievitato. Nella Chiesa cattolica si può celebrare l'Eucaristia con del pane che non sia di grano?
La materia necessaria per la validità del sacramento dell'Eucaristia è costituita dal pane di grano e dal vino di uva. Il pane di altri cereali, orzo, segale, avena, saggina, è escluso. Perché si usano proprio pane e vino per celebrare l'Eucaristia? Il motivo di questa tradizione sta nei racconti dell'ultima cena, secondo i quali Cristo ha celebrato la cena proprio con pane di grano e vino d'uva. Secondo San Tommaso d'Aquino, Gesù ha scelto proprio il pane e il vino per tre motivi. Il primo, perché l'Eucaristia è stata istituita sotto forma di nutrimento e il pane e il vino sono il nutrimento comune degli uomini. 2. Il pane e il vino consacrati separatamente indicano la separazione del sangue dal corpo sulla croce. 3. Il pane e il vino sono costituiti di molti chicchi e acini messi insieme. Così l'Eucaristia fa di molti un corpo solo. Di che colore deve essere il vino usato per celebrare l'Eucaristia? La questione del colore del vino non ha alcuna importanza oggettiva. Si può usare vino bianco o rosso. Il cromatismo del vino non viene menzionato dal diritto canonico. Tuttavia si è assistito a un cambiamento sugli altari. Il rosso di un tempo, simbolo del sangue di Cristo, è stato gradualmente sostituito dal bianco per motivi pratici. Si è infatti consolidato l'uso preferenziale del vino bianco, motivato da eventuali macchie sulle tovaglie di lino dell'altare, troppo evidenti se rosse. Quali sono gli effetti dell'Eucaristia? Gli effetti del sacramento dell'Eucaristia sono 1. La comunione accresce l'unione con Cristo. Ricevere l'Eucaristia nella comunione reca come frutto principale l'unione intima con Cristo Gesù e con tutta la Trinità. 2. La comunione accresce l'unione con tutti i membri della Chiesa. Coloro che ricevono l'Eucaristia sono uniti più strettamente a Cristo. Perciò stesso tutti coloro che ricevono l'Eucaristia sono uniti tra loro attraverso Cristo. La comunione rinnova, fortifica, approfondisce questa incorporazione alla Chiesa già realizzata mediante il battesimo. 3. La comunione separa dal peccato. L'Eucaristia, unendo a Cristo, rende l'amore del cristiano più forte. Più egli è unito a Cristo, tanto più è difficile che si separi da lui attraverso il peccato grave. Quindi, l'Eucaristia preserva dai peccati gravi futuri, rendendo più forte il cristiano di fronte alle tentazioni.